il tema che affrontano i prossimi due relatori, che tutto sommato si pongono la seguente domanda: come sono cambiati nel tempo gli strumenti, ma in parte ne abbiamo già parlato, e le fonti che la demografia usa per indagare la realtà, ma soprattutto e quali prospettive si aprono per il futuro. I due relatori sono Alessandro Rosina, che è professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche e responsabile del Centro di Statistica Applicata alle Decisioni Economiche e Aziendali. Piccolo inciso, è stato 15 anni fa per circa 20 mesi interno Istat, ricercatore Istat, e Fabio Crescenzi, che invece è ricercatore Istat, anzi è dirigente di ricerca dell'Istat e in passato ha diretto il servizio metodi e tecniche per la realizzazione dei censimenti e attualmente dirige il servizio territorio e ambiente. A voi la parola. Molte cose sono già state dette, io cercherò un po' di riprendere alcuni aspetti che penso fondamentali e cruciali per la lettura in prospettiva della relazione tra la demografia, le sue esigenze conoscitive e la statistica ufficiale. Qua riconosciamo tutti evidentemente che la demografia ha bisogno di dati. Bene, di quali dati ha bisogno? Ha bisogno soprattutto di dati per studiare il cambiamento della popolazione e il cambiamento delle persone, della vita delle persone, nello stare in relazione tra di loro, nel produrre benessere, benessere relazionale, benessere sociale e nel darsi continuità nel tempo. Questo è l'obiettivo che di fondo la demografia attraverso i sei dati dovrebbe riuscire a dare. La demografia ha sempre avuto poi una particolare attenzione nei confronti dei dati ufficiali. Lo ha avuto nella sua nascita, da John Grant ai dati sui decessi, all'intuizione della costruzione della tavola di mortalità, che è il primo processo dinamico dove nasce anche l'idea della misurazione del rischio che sta alla base della modernità, e lo ha avuto nella sua fase classica. Qui cito un eminente demografo che ha ripercorso anche alcune tappe della storia della nostra disciplina e che ha ben precisato un passaggio epocale che c'è stato da un periodo nel quale i demografi elaboravano i loro metodi in funzione della natura e dei dati ufficiali, quindi c'era un abbraccio molto stretto tra la statistica ufficiale, i dati ufficiali e la demografia, e con a un certo punto il rendersi conto che questo andava a discapito della possibilità di fare un salto di qualità conoscitivo della realtà, e quindi l'esigenza di andare oltre, di affrancarsi dai dati ufficiali, soprattutto dai dati aggregati, e di spostarsi dagli obiettivi descrittivi ad obiettivi anche esplicativi. Questa nuova fase si è aperta soprattutto a partire dagli anni 70 con le grandi indagini che sono andate a rilevare dati micro. La World Fertility Survey è stata sicuramente una sfida enorme che ha costretto la demografia in qualche modo a ripensarsi, a rilanciarsi, che ha consentito quindi di ambire a passare dall'interpretazione, dalla descrizione alla spiegazione. Qui cito De Sandre, che è stato anche uno degli interpreti di questa fase. Ma non è stata solo una questione di dati, tra l'altro in un momento in cui anche qui l'innovazione tecnologica ha avuto un ruolo fondamentale, perché grazie all'informatica era diventato possibile gestire una grande quantità di dati e analizzarli, e quindi anche questo cambiamento, come anche quello più recente, è legato anche a un'innovazione tecnologica. Insieme alla disponibilità quindi di nuovi dati micro, c'è stato anche in interdipendenza tutta una serie di altre trasformazioni importanti e rilevanti, di discontinuità rispetto al passato, sia dal punto di vista dei modelli, in particolare il modello di Cox, che ha messo in relazione la tavola di mortalità, la life table, con i metodi di regressione, e quindi ha consentito di studiare in maniera esplicativa l'accadimento dinamico degli eventi, quindi il rischio e la propensione di sperimentare un evento di interesse. Il riconoscimento dell'importanza di studiare il rischio a livello individuale, perché solo riconoscendo la natura individuale del rischio e la sua collocazione individuale poi diventa possibile riuscire anche semplicemente a descriverlo in maniera corretta, oltre che poi avere ambizioni esplicative, quindi tener conto anche dell'eterogeneità individuale.
E poi l'aspetto appunto interpretativo, che si è combinato anche con l'apertura al confronto con altre discipline. Sicuramente il Nobel Becker, che ha ripensato anche all'approccio microeconomico, l'ha fatto anche pensando alle scelte demografiche, alle scelte di formazione della famiglia, ed è stata quindi una riflessione importante su come elaborare teorie esplicative, perché non basta il dato, serve anche l'inquadramento teorico, la riflessione che consente poi di guidare, di connettere la domanda conoscitiva con il dato e quindi con la conoscenza vera della realtà. Quindi di fatto quello che si è prodotto nel passaggio dalla demografia classica ai population studies, chiamiamoli così, è stato un passaggio che ha spostato l'attenzione, non l'ha dimenticata, ma comunque ha enfatizzato uno spostamento da dati aggregati a quelli individuali, da fonti prevalentemente ufficiali alle indagini campionarie, dall'analisi e dalla misura allo stato puro dei fenomeni demografici alle relazioni di interdipendenza economica, sociale, biologico, eccetera. Dal campo strettamente demografico, quindi interdisciplinare, ma la demografia è sempre stata una disciplina aperta al confronto con altre discipline, e sicuramente il passaggio dalle finalità descrittive a quelle più esplicative. Un aspetto però importante che la demografia ha sempre avuto presente e che ha in qualche modo riletto in maniera opportuna attraverso questi cambiamenti è che comunque più che gli individui, che sono la base elementare della struttura della popolazione e della società, quello che conta, quello che sta alla base, sono gli eventi, che sono appunto le unità fondamentali della dinamica della popolazione, e quindi l'attenzione più è che ai fenomeni, ai processi, intendendo quindi i processi come eventi che sono l'esito di mutamenti qualitativi nelle biografie individuali, nelle scelte di vita, che sono comportamenti, azioni, e quindi l'importanza di leggere nel processo decisionale, all'interno appunto di un processo che li produce, e quindi non individui, non in modo statico, ma ai processi che si sviluppano nelle biografie individuali e che vedono al centro i mutamenti qualitativi nelle biografie, che sono poi come le persone costruiscono il loro futuro. E l'idea di mettere assieme quindi i cambiamenti a livello macro, riconoscendo che i mutamenti sia di ammontare che di caratteristiche della popolazione sono la conseguenza degli eventi che accadono nei percorsi di vita. E la chiave fondamentale della demografia è il tenere assieme questi due livelli e la dinamica di relazione fra questi due livelli, macro e micro, a livello di popolazione e a livello di individuo. Quindi l'importanza di andare a studiare i comportamenti e le scelte a livello individuale, riconoscendoli che sono alla base poi delle dinamiche sociali. Un esempio tra tutti è quello delle scelte che riguardano individuali e di coppia, che riguardano il se e il quando fare il primo figlio, che è un tema enorme che ci poniamo in Italia e che ha un'esigenza conoscitiva fondamentale, visto anche tutte le riflessioni che abbiamo avuto nei dati precedenti, e su cui abbiamo bisogno di capire molto meglio cosa sta succedendo, cos'è che blocca le scelte, oltre poi alla lettura delle implicazioni che queste scelte hanno, e quindi in funzione poi dei fattori culturali, economici e biologici. Questo è fondamentale poi per capire il perché si fanno meno figli di quanti si vorrebbe, si fanno meno figli rispetto a altri contesti, e le implicazioni macro poi che questo produce, come appunto l'invecchiamento della popolazione. Quindi il riconoscimento della importanza dei dati micro-longitudinali, e ancora di più in un contesto in cui le società moderne avanzate sono sempre più complesse, i percorsi di vita sono sempre più articolati, diventa fondamentale sempre di più capire meglio i processi decisionali, ma diventa importante anche valutare l'impatto poi delle politiche. Questo lo lascio lì tra parentesi congelato perché non ce ne occupiamo, ma è un altro elemento emotivo fondamentale di rilevanza di dati micro-longitudinali. Per avere dati di questo tipo quindi ci serve un apparato di rilevazione e di osservazione adeguato. Non ci basta più, questo abbiamo visto, l'osservazione trasversale, abbiamo bisogno di metterci in un'ottica longitudinale e di collocare quindi attraverso un disegno adeguato gli eventi nel tempo biografico individuale.
Questo lo si è fatto, abbiamo detto, attraverso le survey, attraverso molto spesso attraverso indagini retrospettive, lo è stato la World Fertility Survey, lo è stato l'indagine multiscopo, ha consentito quindi di potenziare la possibilità di lettura longitudinale dei percorsi di vita. È cresciuta però l'esigenza di avere indagini prospettive, quindi come diceva in conclusione anche Viviana Egidi, cioè avere una grande indagine che consenta di seguire i percorsi delle persone nel tempo. È chiaro che questo implica costi maggiori, implica tempi maggiori, più ampi per riuscire poi ad avere le informazioni che ci servono, ma questo consente di potenziare fortemente la capacità di lettura dei processi decisionali, di avere informazioni più accurate e soprattutto ci serve per avere alcuni elementi conoscitivi che sono fondamentali nei processi decisionali, che sono i cosiddetti eventi mentali, cioè conoscere i valori e la loro trasformazione nel tempo, gli atteggiamenti, le intenzioni, la relazione fra intenzioni e comportamenti. C'è poi tutta la possibilità che rimane, che è rimasta nel tempo, in passato, poco praticata, poco sviluppata in Italia, che ha dato invece grandi possibilità e ha aperto grandi potenzialità in altri paesi, quello di utilizzare dati da fonti correnti, dati da registro, e questo è sicuramente un altro ambito su cui noi possiamo avere delle risposte importanti e che va letto quindi nella prospettiva di quello che si potrà ancor più fare. In ambito proprio di prospettiva e di relazione quindi tra le esigenze conoscitive della realtà e statistica ufficiale, noi dobbiamo avere presente molto bene quali sono le domande conoscitive che si pone la demografia. E le domande conoscitive che si pone la demografia, se vogliamo sintetizzare fortemente, sono focalizzate sulla dimensione delle transizioni e la dimensione delle relazioni, sia a livello macro che micro, sia a livello descrittivo che esplicativo. Qui ho schematicamente riproposto appunto una sintesi degli ambiti di cui la demografia si occupa, intrecciando appunto questi aspetti. C'è l'aspetto macro delle transizioni, la transizione demografica, la prima, l'eventuale seconda transizione demografica, i grandi cambiamenti della postponement transition, della partnership revolution, dei grandi cambiamenti sociali che pone anche la transizione verso una società più matura. Questi sono tutti cambiamenti e transizioni macro che vanno descritte e lette adeguatamente. Ci sono relazioni macro che sono quelle tra generazioni, il rapporto quantitativo e di equilibrio tra generazioni, il peso diverso, i flussi e gli interscambi tra generazioni, le risorse destinate alle varie generazioni, sono tutti aspetti che riguardano la dimensione macro. E poi c'è l'aspetto micro, sempre nelle transizioni è legato appunto ai momenti di passaggio e quindi a quello che cambia nelle biografie individuali e quindi l'attenzione sui grandi momenti, i grandi eventi che poi vanno a connotare le biografie dei singoli, che sono appunto momenti di passaggio che noi dobbiamo interpretare come momenti di passaggio perché appunto producono poi un cambiamenti qualitativi, come dicevamo prima. E sulle relazioni, dal punto di vista micro, le relazioni ovviamente familiari, sia quelle all'interno dell'unione, quindi in orizzontale, in verticale tra genitori e figli, ovviamente quelle parentali, amicali, ma anche il contesto meso, che sempre si dimostra sempre più particolarmente efficace poi per leggere le scelte individuali, che è appunto il contesto sociale, che è tutto il cambiamento che si sta producendo anche nel ripensamento del sistema di welfare, il sistema di welfare comunitario, e sui processi di diffusione, di innovazione che si poggiano in maniera molto forte sulla dimensione meso. Che implicazioni ha questo? Che implicazioni hanno queste esigenze conoscitive sul lato dell'osservazione, della misurazione e dell'analisi? Come implicazione hanno l'importanza cruciale dell'osservazione longitudinale, quindi lo ribadiscono ulteriormente, ribadiscono la necessità di ricostruire i processi decisionali, di mettere in relazione quindi atteggiamenti, intenzioni, comportamenti e nei loro effetti anche di retroazione, e di mettere in relazione i percorsi individuali e le scelte individuali con le relazioni dinamiche con gli altri e con il contesto sociale e all'interno appunto dei processi sociali e di diffusione, e quindi all'interno di una condizione in cui le scelte individuali, i momenti di transizione,
il livello micro, meso e macro sono tutti dinamici, sono tutti in evoluzione, sono tutti in interdipendenza. Questo dal punto di vista più metodologico. Dal punto di vista sostanziale, se abbiamo una demografia che studia il cambiamento, senz'altro i cambiamenti sostanziali nella realtà sociale pongono una sfida alla demografia, una sfida sulla capacità di osservazione, sulla misura e sull'analisi, e anche qui si può ricondurre molti di questi cambiamenti all'interno appunto delle dimensioni della transizione, della chiave di lettura delle transizioni e delle relazioni. E troverete molti di questi, tra l'altro, categorizzati in funzione di molte delle riflessioni che sono già state poste. Sicuramente c'è una grande evoluzione nei tempi, nei modi e nelle aspettative con cui vengono vissuti i grandi passaggi delle vite delle persone. Lo è senz'altro la transizione alla vita adulta. Cambia in maniera particolarmente rilevante come conseguenza della destandardizzazione e della posticipazione, della reversibilità delle scelte. Il percorso di transizione alla vita adulta non è più quello che era negli anni 60, che correva in un binario con le tappe sostanzialmente uguali per tutti, in tempi uguali per tutti e con condizioni uguali per tutti, ma si sta rivoluzionando grandemente, con il cambiamento anche potenziale di significato rispetto a cui le nuove generazioni danno alle scelte che producono nella loro transizione alla vita adulta, con nuovi rischi che emergono e che vanno quindi letti con attenzione. Il passaggio scuola-lavoro, la condizione appunto dei NEET, la dipendenza dalla famiglia d'origine, il rischio di deflazione delle aspettative, la scelta di andare all'estero, la necessità quindi di capire queste scelte, questi percorsi che vanno anche al di là dei confini territoriali e che quindi implicano potenzialità nuove anche di descrizione e di lettura. Cambiamenti rilevanti sulla formazione delle unioni, sulle trasformazioni familiari e anche qui con nuovi rischi, del rinvio che rischia di diventare rinuncia, delle implicazioni di alcune scelte che riguardano la formazione della famiglia, lo scioglimento, l'instabilità coniugale, il rischio sulla condizione infantile e per non parlare di tutti i cambiamenti nella transizione verso l'età anziana, sia in termini di uscita al lavoro, sia in termini di uscita dalle responsabilità familiari, ma di entrata in nuova condizione e di rischi appunto legati alla autosufficienza e non autosufficienza. Quindi un grande cambiamento che trasforma fortemente le vite delle persone e che ha bisogno quindi di capacità di lettura che se noi non potenziamo ci perdiamo, non riuscendo poi a restituire indicazioni utili per migliorare la realtà. E lo stesso vale per le relazioni. Il modo di vivere le relazioni è cambiato, sta cambiando, l'impatto che questi nuovi modi di vivere le relazioni hanno sulle scelte di vita è sempre più rilevante. I modi di formare unione di coppia, i modi di stare in relazione sociale, la vita sociale nelle varie fasi di vita, dei giovani, dei senior, l'integrazione sociale degli immigrati, l'implicazione che hanno anche altre modalità di relazione legate alla rivoluzione digitale, quindi alla sharing economy, se vogliamo, ma anche alla possibilità dei social network, sono tutti aspetti che hanno impatti così rilevanti nelle condizioni di vita delle persone che poi non possono essere trascurati e lasciati da parte rispetto alla nostra capacità di capire come questi poi sono legati alla stare bene assieme, a produrre valore sociale assieme e a fare scelte di vita all'interno dei propri percorsi di vita. Qui ci sarebbero molti esempi che si potrebbero tra l'altro fare di quanto la conoscenza delle relazioni all'interno, anche vissute all'interno dei social network, sicuramente per i giovani sta avendo un impatto rilevante nella loro interpretazione della realtà, nel loro vivere la relazione con gli altri e nel loro prefigurare i propri percorsi di vita, ma poi non è nella sede e non c'è nemmeno il tempo. In ogni caso, la rivoluzione digitale ha, come abbiamo detto, un impatto cruciale, rilevante sulle relazioni sociali, ma sta avendo, come è ben evidente, anche un impatto enorme sulle modalità di fruizione dei dati, sulla disponibilità e producendo anche nuovi tipi di esigenze e nuovi tipi di sensibilità rispetto alla
diffusione dei dati, alla condivisione dei dati e all'utilizzo dei dati. E tutto questo quindi rinnova ancora più la sfida e apre nuove opportunità che più che sulla contrapposizione, che finora è quella che si è vissuto, e ne abbiamo un po' dato conto anche nel percorso che ha avuto poi la relazione fra la domanda di conoscenza a livello demografico e il tipo di strumenti per interpretare questa domanda e dare risposte, che è stato molto contrapposizione fra dati di registro, fonti amministrative, dati ufficiali da una parte e dati da SARVI, dati di indagine dall'altro, è sicuramente una contrapposizione che va superata. E queste nuove opportunità sicuramente adesso vanno reimpostate più che sulla contrapposizione, sulla integrazione tra fonti, e questa è la grande sfida che esigenze demografiche, conoscitive e fonti ufficiali possono vincere assieme. Grazie. Io proseguo la presentazione cercando di informarvi su come i censimenti si inseriscono in questo contesto. Abbiamo visto come vi siano esigenze conoscitive che debbono accompagnare queste imponenti trasformazioni che vediamo dal punto di vista che si presenta dal punto di vista sociodemografico. Tanto c'è da dire che il compito per il censimento è un compito davvero rilevante, perché per parafrasare il titolo della giornata, la epsilon a piacere del censimento permanente è davvero piccola, cioè dobbiamo veramente affrontare delle sfide che sono di grande rilevanza. Infatti al censimento si chiede di produrre informazioni sia per quanto riguarda popolazioni rarie, si chiede di rendere possibile il collegamento dei dati relativi a tanti diversi aspetti e ambiti settoriali. Ma in particolare, come abbiamo visto, la domanda di dati che siano fruibili per piccoli domini territoriali, da un lato, ma anche con continuità dal punto di vista territoriale, è divenuta veramente fortissima, è una domanda che cresce di giorno in giorno. Quindi in questo ambito si pone il nuovo censimento della popolazione, che come sapete è stato definito permanente proprio per questa sua caratteristica di voler soddisfare continuativamente le esigenze informative relative alla popolazione. E abbiamo detto, Alessandro ci ha detto appunto di quanto c'è l'esigenza di ragionare e di vedere il censimento in un ambito più ampio che non nel modo in cui veniva visto tradizionalmente, come indagine esaustiva di campo completa e quant'altro, enumerazione totale. Ecco, in questo senso ci sono degli importanti cambiamenti a livello di Nazioni Unite, nel gruppo che ha riscritto l'impianto delle istruzioni relative ai censimenti internazionali. Il censimento non è più semplicemente, tra virgolette semplicemente perché è un'operazione enorme, non è più meramente una rilevazione di campo esaustiva, con alcune eccezioni, alcuni paesi che fanno i censimenti da registro. In realtà è un'operazione che può prevedere l'integrazione sia di fonti diverse, conoscitive, e di indagini di campo. La combinazione in modo differenziato di questi ingredienti dà luogo a tanti diversi tipi di censimento, ed ogni paese si colloca in uno di questi ambiti. Praticamente il censimento è descritto da una matrice di questo tipo, sostanzialmente, dove abbiamo la modalità di indagine di campo per riga e per colonna l'implicazione delle fonti amministrative.
Ecco, un aspetto fondamentale, e in particolare su cui ci siamo battuti, perché questo è frutto poi di un gruppo che ha lavorato a livello di presso le Nazioni Unite su questi aspetti, l'aspetto fondamentale è la qualità. Allora, ognuna di queste combinazioni deve essere fortemente sottoposta a controlli e per arrivare ad una produzione per la quale sia garantita la qualità e siano adottate le più idonee misure per verificare questa qualità della produzione censuaria. Questo è estremamente importante perché questo riguarda tutti. Allora, il fatto di attingere a fonti che siano registri, non, e quindi acquisire tutti i microdati, non necessariamente garantisce che quella fonte poi corrisponda a un dato che sia effettivamente e completamente qualitativo. Anche i microdati contengono errori e noi lo sappiamo bene, insomma, da questo punto di vista. Quindi è fondamentale combinare in modo adeguato i diversi tipi di fonti, ma anche saper interpretare e conoscere i dati che entrano nella produzione dell'informazione a diverso titolo. Quindi procedere ad una mappatura concettuale e conoscitiva di tutte le connessioni e dipendenze fra le diverse fonti. Da questo punto di vista, appunto, è un percorso complicato ma necessario. D'altra parte, conoscere le fonti è fondamentale per chi produce dati, ma anche poi per chi li utilizza, e questo credo di non dire nulla di nuovo con questo. Veniamo da una stagione di innovazioni imponenti dei censimenti rispetto alla tradizione, che pur tuttavia si collocano comunque nell'alveo dei censimenti tradizionali, in quanto vengono comunque effettuati in un'occasione unica nel decennio. Quindi da questo punto di vista nella classificazione delle Nazioni Unite vengono comunque considerati come tradizionali. In realtà nelle sedi internazionali è ben noto che i nostri censimenti sono stati fra i più innovativi a livello internazionale, quelli dell'ultima tornata. Riepilogo in modo molto sintetico, ho veramente poco tempo, però vorrei dire che è stata una stagione di innovazioni enormi dal punto di vista dell'uso delle fonti amministrative. Rispetto alle tornate precedenti è stato innanzitutto per la prima volta sono state integrate tutte le anagrafi a livello comunale con l'acquisizione delle liste anagrafiche comunali. Questa esperienza di fatto ha anticipato in qualche modo quello che ci aspettiamo dalla NPR, dall'integrazione di tutte le anagrafi in un unico database fruibile dal punto di vista anche statistico. Inoltre, al fine proprio di supportare le attività censuarie e di correggere problemi di qualità, per la prima volta sono state integrate molteplici fonti amministrative con una mappatura concettuale di grande rilievo, appunto con la costruzione del sistema integrato dei microdati, che nasce appunto con l'esigenza proprio di fornire ai comuni che stavano conducendo le operazioni censuali segnali a livello di singolo edificio, di potenziali presenze a livello di popolazione sul territorio. L'uso del web, ecco, intanto oggi può sembrare poca cosa, ma il 34% di risposta web è uno dei risultati più elevati a livello internazionale. Inoltre, abbastanza rilevante è il tipo di risposta web.
Ci sono stati anche qua dei risultati abbastanza sorprendenti, per cui in piccolissimi centri dove ci si aspettava una risposta marginale perché non c'è una propensione all'uso del web, abbiamo visto dei picchi di risposta all'80-85% in comuni piccolissimi, o anche risposta web da parte di popolazione non abitualmente abituata ad usare il web, popolazione anziana, ovviamente facendosi aiutare magari dal nipotino, però il risultato è che abbiamo avuto una fortissima risposta da questo punto di vista. La sperimentazione del web come strumento di conduzione di un'indagine statistica, ecco, devo dire che è stata un'esperienza veramente di grande rilievo l'uso del sistema di gestione della rilevazione web in ambito censuale. Tutte le operazioni sono state interconnesse e monitorabili in tempo reale via via che venivano eseguite attraverso questo sistema, e che ha consentito di gestire un'operazione enorme di multicanalità. Quindi nel senso che la risposta poteva arrivare da tanti differenti canali. E aggiungerei a questo che abbiamo fatto delle esperienze molto rilevanti nell'uso anche di strumenti web differenziati nell'ambito delle recenti rilevazioni sperimentali. Nel senso che l'uso del web non è solo l'uso del desktop per l'acquisizione dei dati, ma ormai bisogna ragionare in modo ampio l'uso di app su dispositivi mobili di tante diverse tipologie. Ecco, un'esperienza davvero rilevante è stata fatta nelle recenti rilevazioni sperimentali, di cui abbiamo parlato anche in ambito internazionale, perché non ci sono tantissime esperienze relative alla possibilità di sincronizzare i dati acquisiti con tanti strumenti diversi. E credo che questo dovrà servire più in generale anche per tante future indagini, insomma, approfondire l'uso di questi strumenti. Il territorio è un aspetto di grande importanza, su cui il censimento ha puntato tantissimo. Allora, a partire dalla rilevazione censuaria, nasce l'archivio per la prima volta un archivio nazionale integrato delle strade, che va sotto il nome di ANCSU, archivio dei numeri civici e delle strade urbane. E su questo si è investito anche dopo il censimento per migliorarne la qualità, e devo dire che noi abbiamo incrociato tanti diversi archivi e sottoposto ai comuni queste informazioni, e stiamo continuando a curare i dati censuari. Abbiamo avuto tante risposte e siamo arrivati quasi a questo punto a curare, diciamo, circa l'85% dei casi che abbiamo rilevato presentare delle incongruenze. Quindi contiamo, insistendo in questa direzione, di consolidare questo archivio, che adesso è fruibile sarà fruibile per tanti diversi usi statistici. Per la prima volta sono state costruite le aree di censimento. Le aree di censimento sono ambiti territoriali più ampi e presenti nei grandi centri urbani, che si pongono a un livello intermedio fra la dimensione comunale e le sezioni di censimento. Anche questa è una grande innovazione che è stata funzionale all'introduzione del campionamento nei grandi centri urbani. Per la prima volta sono state fatte esperienze campionari in ambito censuario. Sembra qualcosa di antitetico parlare di campionamento in ambito censuario, ma stiamo vedendo e come vedremo, sarà sempre più implicato il campionamento in ambito censuario. È stata la prima grande esperienza quella di utilizzare short long form in Italia, oltre a proseguire nella misurazione della qualità attraverso una ancor più rilevante indagine di controllo della copertura, la Post Enumeration Survey. A questo proposito
C'è da dire che questo è stato il primo censimento nella lunga storia dei censimenti ad essere sotto regolamento europeo e quindi ha corrisposto in qualche modo alle esigenze poste proprio dal regolamento europeo e quindi si pone in stretto collegamento con tutti gli altri censimenti dei paesi europei. E in particolare è stato sottoposto a verifiche di qualità molto al setaccio di Eurostat su parametri e misure di qualità che erano state concordate evidentemente fra tutti i paesi in anticipo. Comunque c'è stata una verifica molto rilevante degli aspetti di qualità del censimento e il nostro censimento ha corrisposto a tutte queste esigenze. Allora, adesso siamo di fronte all'avvio di una nuova stagione di cambiamento, perché appunto comunque sia il censimento trascorso era un censimento che aveva dei limiti legati alla disponibilità di informazioni che comunque restavano decennali. Tutto quello che abbiamo sentito ci ha fatto capire che c'è bisogno di qualcosa di nuovo, perché dobbiamo seguire da vicino le evoluzioni nel tempo anche a livello di microdati, anche a livello di informazioni di carattere elementare e individuale. E questi sono gli obiettivi che ci si pone col nuovo censimento, che proprio vanno nelle direzioni indicate. L'uso ancora più massiccio di fonti integrate, quindi come vedremo questo sarà realizzato con la costruzione di un complessivo sistema dei registri che pone in modo strutturato tutte le informazioni disponibili in relazione fra di loro. Andremo verso la disponibilità e periodicità annuale dell'informazione. Questo è un aspetto, è un obiettivo primario, perché appunto i fenomeni devono essere seguiti nel tempo. 10 anni sono troppi, non è sostenibile avere un'informazione a cadenza così lunga. La necessità di metodologie di stime adeguate, ho parlato di qualità, la qualità resta un aspetto fondamentale. Ecco, la convinzione è che non basta mettere insieme dati a livello micro, ma ci vuole una strategia complessiva di controllo della qualità di tutto il processo censuario. Quindi in questo senso la qualità diviene fondamentale, resta e diviene fondamentale, ma sarà perseguita in un'ottica, in un disegno complessivo di collegamento anche con le altre indagini dell'Istituto. Questo è fondamentale, l'impegno deve essere fatto in ambito complessivo piuttosto che con indagini specifiche e ad hoc per il censimento, con un disegno complessivo relativo a tutte le strategie dell'Istituto in ambito campionario. Ho menzionato il sistema dei registri. Ecco, il sistema dei registri ha quattro sottoregistri. Uno è quello degli individui e famiglie, che è quello ovviamente di grande interesse per chi studia gli aspetti demografici, ma non è solo quello, perché abbiamo quello relativo alle imprese e quello relativo al territorio. Quello sulle attività è più un registro di collegamento fra gli altri tre registri di base. In realtà sono tutti di grande interesse, perché proprio nella nuova strategia sono proprio i collegamenti fra i diversi ambiti tematici che divengono centrali. Quindi, ad esempio, con riferimento al territorio, la costruzione a partire dall'archivio delle strade e dei numeri civici di un registro dei luoghi darà una forza enorme anche agli altri registri, perché ne permetterà da un lato di migliorare
il georiferimento, la geolocalizzazione delle singole unità, ma da un altro lato anche di curarne la qualità, perché pensiamo ad esempio alla possibilità di non rilevare nel censimento un quartiere. Se c'è un registro dei luoghi collegato al registro degli individui e famiglie, questo viene immediatamente fuori. Quindi da questo punto di vista il collegamento diventa anche una forza per la qualità, oltre che per l'arricchimento informativo a tutti i livelli dei dati, perché come abbiamo visto ormai il collegamento dei dati prodotti con riferimento a tanti diversi ambiti tematici è un aspetto imprescindibile cui non possiamo veramente di cui non possiamo tener conto. Quindi le singole indagini, per quanto ricche e tematiche, non bastano più oggi, e tutto quello che abbiamo sentito ce lo conferma. Quindi, in sintesi, l'obiettivo è quello di mettere insieme, sin dal livello micro, le informazioni sui percorsi di vita, formazione, lavoro dei cittadini, con tutte le informazioni di corredo utili a ricostruire le relazioni con il contesto lavorativo, sociale e ambientale di provenienza. Questo comporta delle sfide metodologiche di grande rilievo, metodologiche non solo, ovviamente anche organizzative, però qua mi concentro su queste. Per esempio il conteggio della popolazione da fonti multiple, con generalizzazione dei metodi, per esempio quelli impiegati nell'indagine di post-enumeration, generazione del metodo cattura-ricattura all'uso di tante diverse fonti di dati, e su questo appunto stiamo lavorando in modo molto forte. La stima dei dati socio-economici da fonti multiple, questo non c'è solo un problema di conteggio, c'è anche un problema di disponibilità dei dati, perché non tutte le fonti consentono, non tutti i dati sono reperibili nelle fonti amministrative disponibili. In alcuni casi bisognerà procedere a delle stime, e stime basate su altre informazioni, magari informazioni strettamente correlate a quelle di interesse. Comunque, fondamentalmente questo è un ambito su cui l'Istituto sta fortemente operando. Forte coordinamento delle indagini esistenti. Ho già detto che condurre indagini su un solo tema non porta a tutti quei risultati che ci si aspetta, quindi bisogna operare in modo strettamente con un disegno unico e integrato e coordinato fra tutte le indagini esistenti. Misure della qualità, ecco, su questo l'ho già detto, ma non è solo l'integrazione il risultato che ci attendiamo, ma accompagnare l'opera di integrazione delle fonti con mappe concettuali, conoscitive e misure della qualità in ogni fase del processo produttivo dei dati. Ovviamente un tema di grande rilievo è quello del trattamento delle differenze che possono essere dovute alle incoerenze nelle definizioni dei riferimenti spazio-temporali. Questo appunto, ove si pone così importanza alla dimensione territoriale dei dati e a quella temporale di frequenza di disponibilità, è evidente che uno dei problemi grossi è quello dei riferimenti sia temporali che spaziali delle informazioni. Per esempio, ovviamente lavorando su tanti archivi di dati, può capitare spesso che il riferimento temporale non sia esattamente allo stesso periodo, appunto come si mettono insieme i fonti di dati diversi di questo tipo. In sintesi conclusiva, grande impegno sulle metodologie che integrano dati di tante diverse fonti. Questo è una sfida enorme che si collega alla modernizzazione di tutti i processi statistici dell'Istituto.
Ovviamente la costruzione di un sistema così rilevante e complesso non può prescindere proprio da un disegno complessivo in modo organico di tutti i diversi processi, anche da un punto di vista organizzativo. Questo è l'obiettivo che si pone appunto il processo di modernizzazione che stiamo affrontando in questi giorni. Io con questo ho concluso e vi ringrazio.